salutare prima di tutto la padrona di casa, l'onorevole Simonetta Matone, una donna speciale, sempre attenta alla cultura. E oggi siamo qui per proporre un progetto editoriale della Graus Editori con l'autrice Matilde Tortora, dedicato ad Alessandro Manzoni, perché quest'anno, come sapete, è il centenario manzoniano e proprio nel mese di maggio si chiude questa annualità. Matilde Tortora, autrice di grandissimi testi tradotti in molte lingue, autrice anche di teatro e di progetti cinematografici, ha realizzato questo libro dal titolo Il Cenacolo delle Donne. Ha scritto questo libro, Il Cenacolo delle Donne, proprio per omaggiare le donne della famiglia manzoniana, ma anche le donne del libro più noto di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. Un cenacolo dove si riuniscono queste donne che dal passato raggiungono anche i nostri tempi attraverso delle considerazioni sulle donne. Io voglio passare la parola all'onorevole Simonetta Matone, che ha amato molto questo libro, che ha letto e che per la sua attenzione non solo all'argomento, quindi al tema femminile, alle donne, al pensiero delle donne, ma anche per la sua attenzione a tutte le forme di espressione culturale e sempre la sua sensibilità. Quindi io passo la parola all'onorevole Simonetta Matone e poi sentiremo le parole dell'autrice Matilde Tortora. Allora, grazie a tutti per essere qui. Ma io ho accettato immediatamente l'invito di Virginia di presentare questo libro, lei mi è venuta a trovare a casa e me ne ha parlato, perché diciamo che Alessandro Manzoni, vi sembrerà strano, ma ha attraversato tutta la mia vita. Io ero una bambina particolare che leggeva tantissimo e a 9 anni, voi siete liberi di non credermi, le suore presso le quali studiavo a Viterbo, l'Istituto del Preziosissimo Sangue, avevo una maestra che in realtà era laureata in lettere, all'epoca non era così frequente, e questa maestra ci diede da leggere un capitolo dei Promessi Sposi. In quarta elementare, oggi in quarta elementare, i bambini non sanno scrivere in corsivo. Ve lo dico per esperienza diretta, avendo dei nipoti. Le scuole sono ridotte in un modo, soprattutto le elementari, demenziale. Io a 9 anni lessi questo primo capitolo dei Promessi Sposi, che era proprio l'incipit, quel ramo del lago di Como. Mi piacque talmente tanto che io a 9 anni mi sono letta tutti i Promessi Sposi, dalla prima pagina all'ultima, trovandola affascinantissima. È ovvio che quando poi alle medie bisognava studiare Alessandro Manzoni, al liceo pure, per me era facilissimo, perché lo leggevo, ma lo leggevo avendolo conosciuto in anni da bambina. Io peraltro sono convinta che alcuni libri, quelli formativi, quelli importanti, per esempio sono un'appassionata e studiosa di Marcel Proust, sono libri che sono quasi un viaggio psicanalitico dentro se stessi e vanno letti più volte nelle diverse fasi della vita. Questo vi meraviglierà, perché non è usuale trovare dei deputati che leggono così tanto e così furiosamente come faccio io, però sono dei viaggi all'interno di se stessi. E io ho continuato questo approfondimento manzoniano leggendo il bellissimo libro di Natalia Ginzburg, che lei sicuramente avrà letto, dedicato alle donne della famiglia Manzoni, e ne esce fuori un quadro di Manzoni molto diverso dalla iconografia. Un padre non certo affettuoso, un padre non direi cattivo, ma estremamente indifferente a quelli che sono i desideri delle figlie. Le vicende della famiglia Manzoni erano state molto travagliate, era rimasto vedovo con 2 figlie, mi pare, o erano di più le figlie del primo matrimonio? Erano 9, sì. Ecco. E queste lettere sono lettere piene di rispetto
nei confronti del padre, ma pieni anche di dolore. Quindi con grande piacere mi sono letta Il Cenacolo delle Donne, che ho trovato assai originale, perché l'idea di mettere intorno a un tavolo le protagoniste del libro, le principali, quelle più forse più marginali, con alcune figlie, mi corregga se sbaglio, l'ho trovato interessantissimo. Peraltro ho trovato molto leggero il capitolo dedicato a Virginia De Leiva. Io a teatro, io sono 25 anni che faccio la storia a processo, ed è una cosa bellissima. L'ho cominciato con Menotti nel Festival di Spoleto, poi l'ho proseguito all'Auditorium e quest'anno per esempio ho fatto Il Processo a Paolina Borghese. Uno dei processi più avvincenti che ho fatto, tenete presente che sono dei processi veri e propri, nel senso che io, al di là del capo di imputazione, non ho altro, io ho rappresentato quasi sempre il pubblico ministero, adesso faccio il presidente del collegio, ma noi usciamo in scena senza avere un canovaccio. Noi abbiamo il capo di imputazione, io leggo il capo di imputazione, illustro i fatti e poi il processo inizia. Uno dei processi che mi diede più gioia fu quello a Virginia De Leiva. Perché? Perché io mi presi gli atti del Vaticano, studiai tutto, dopodiché mi trovai di fronte come avvocato difensore Anna Maria Bernardini De Pace, la quale però errò nel difendere Virginia. Perché? Perché Virginia, che qui è trattata con molta leggerezza, senza drammi, è una figura assolutamente tragica, assolutamente drammatica, e che però si è resa responsabile dei reati che io le attribuì, e che erano il sequestro, il concorso nel sequestro di Lucia, l'omicidio della conversa, l'occultamento di cadavere. Lasciai perdere la relazione con Egidio, perché quella non era reato, secondo me, all'epoca forse lo era, e con mia grandissima soddisfazione, poiché la mia avversaria aveva incentrato tutto e solo sulla costrizione a farsi monaca, che è vero che c'è, cioè lei non aveva alcuna vocazione e fin da bambina fu fatta giocare con le bambole perché per motivi ereditari lei quello doveva fare. E però la mia soddisfazione fu che riuscii a farla condannare con una maggioranza enorme, o fu la simpatia, perché il pubblico vota palle bianche e palle nere, quindi o fu la simpatia per me e l'antipatia per la Bernardini De Pace, che era venuta a Roma come se calasse tra i barbari, questo era, come dire, l'atteggiamento. Pretesi addirittura di ricontare le palle, però eravamo a 350 contro 140, quindi fu, come dire, quindi ritrovare la parte dedicata a Virginia, dove, voglio dire, il dramma viene sfiorato, mi corregga se sbaglio, viene sfiorato e non sfiorato, quando invece Vita di Virginia è una tragedia shakespeariana. Ma poi io vorrei sapere dall'autrice, mi coglie questa curiosità, del perché l'ha trattata in tono, come dire, così lieve. Certo, le figure femminili della famiglia Berlusconi sono tragiche, ma quelle che sono affascinantissime sono le figure del libro, le donne del libro. Le donne del libro, al di là di Lucia, che devo dire a me da bambina mi stava pure un po' antipatica, perché era troppo perfetta per i miei gusti. Io ero la prima della classe, ma avevo 8 in condotta sempre, quindi Lucia mi piaceva e non mi piaceva, mentre invece ero attiratissima da Agnese, madre affettuosa, madre prepotente, madre saccente. Donna Prassede mi piaceva da morire, perché era proprio la classica borghese ottusa e un po' reazionaria, tragicissima e meravigliosa, la mamma di Cecilia. Cioè, diciamo che Manzoni
tanto poco sensibile è stato in famiglia con l'elemento femminile, tanto viceversa conosceva l'animo delle donne. E quindi è un libro, è un libricino, ma è delizioso. Ecco, io che amo le cose di nicchia e ho queste patologie letterarie che fanno sì che appunto a 9 anni abbia letto tutti i Promessi Sposi. Ecco, io ricordo anche una cosa carinissima che facevo con la mia compagna di banco. Noi al liceo classico ci annoiavamo da morire, però per passare il tempo durante lezioni noiosissime leggevamo Dostoevsky, Tolstoj, e lo leggevamo col libro nascosto e messo a metà. E quindi se mi interrogate in letteratura io sono feratissima e sono preparatissima, quindi un libro così è una chicca, è una delizia, però lo si capisce, e questo va detto, forse questo è il limite del libro, solo se si è amato Alessandro Manzoni e se si conoscono quelle figure. Altrimenti tu ti domandi, ma quelle donne che stanno a fare lì intorno a quel tavolo, cosa si dicono, cosa si rivelano? Perché è anche un libro che è un inno a quella che è la complicità femminile. Complicità femminile che però io non credo affatto nella solidarietà femminile a livello sociale, perché è un, come dire, è una categoria dello spirito alla quale ci si attacca, ma non è che poi sia vera. Quella che è vera è la complicità femminile che c'è tra donne che si conoscono, che si amano. Io per esempio sono piena di amiche femmine, ma non posso dire qual è la mia migliore amica, perché sono tutte le mie migliori amiche, perché sono rapporti che si sono costruiti negli anni. Qui tu dici, ma donna Prassede con la figlia di Alessandro Manzoni, che ci azzecca. Però va bene così, è un'idea assolutamente originale che spero che l'autrice ci spieghi. Grazie. Bellissimo, molto bello. Grazie. Non dubitavo, come dire, che veramente facevamo parte della stessa famiglia. Cioè, ascoltando io mi sono incantata. E come ritrovarmi? Nella stessa famiglia. E la nostra famiglia è fatta anche dai libri che noi leggiamo. Cosa ci faceva donna Prassede, per esempio, con le figlie del Manzoni? Sicuramente le figlie del Manzoni, facendo parte dell'alta borghesia milanese, e, come dire, avevano anche in casa, ho sentito parlare, di queste donne un po' invadenti, troppo invadenti, le quali volevano vivere la vita degli altri. Ci sono, ahimè, persone che vogliono vivere una vita traslata. È meraviglioso anche la predilizione per Virginia e il fatto che lei abbia, come dire, portato in processo. Ma l'ho fatto condannare. Condannare, sì, perché il male va condannato, ma nel condannare il male, come fa anche il Manzoni. Aspetta, scusi, sì. Ho detto una cosa a proposito di Virginia Deleiva, che è accompagnata da una retorica per la quale tantissime volte è stato fatto il processo a Virginia Deleiva, e tutte le volte in festival anche letterari estremamente importanti che io ho seguito, Virginia Deleiva veniva regolarmente assolta, ma c'è un problema tecnico-giuridico su di lei. La sua capacità di intendere e di volere nel prosieguo della vita, se vogliamo ragionare in termini astrattamente giuridici, era assolutamente intatta. Cioè l'iter volitivo per la commissione del reato, dell'omicidio, del sequestro di persona, dell'omicidio della conversa e dell'occultamento era assolutamente limpido. Quindi quello che tu gli potevi dare erano, mi scusi se l'ho interrotta, ma mi sono dimenticata di dire questo, erano le attenuanti generiche per quelli che erano stati i suoi condizionamenti. Ecco perché io ho battuto la Bernardini de Pace, perché lei non è stata capace di ragionare in termini giuridici e di dimostrare come questa serie di atti criminali non erano viziati nel percorso ideativo. Quindi non c'era alcuna limitazione della capacità di intendere e di volere, ragion per cui lei andava riconosciuta responsabile
di quei reati, cosa che secondo me ad Alessandro Manzoni non è in alcun modo sfuggita, perché lui non l'assolve. Attenzione, se voi vi ricordate l'atteggiamento di Alessandro Manzoni nei confronti della famosa monaca di Monza, è un atteggiamento non assolutorio, è un atteggiamento di grande comprensione, di grande partecipazione emotiva al suo dolore. Lui descrive come pochi la coercizione che l'ha portata a farsi monaca, ma di sicuro non l'assolve. Scusi l'interruzione da magistrato. Ma è molto interessante, anzi mi arricchisce. Ma in realtà Virginia, nel mio Cenacolo delle donne, comincia a parlare di zucchero, dello zucchero, e difende lo zucchero. Perché? Ciò che già ha detto la senatrice in maniera ammirabile, quello che Virginia è, e Manzoni così l'ha costruita, è l'essere stata spogliata fin da subito del proprio del desiderio, che è la molla della vita, no? Per esempio Lucia così, che sembrerebbe, come dire, timida e non fulgida nell'essere in primo piano, perché lei è in primo piano ma non fulgida apparentemente. Lucia invece riesce a possedere fino in fondo il proprio desiderio, cioè rimane umana. Virginia non può essere umana, quindi è meraviglioso che lei l'abbia fatta condannare, perché viene spogliata, proprio privata del proprio desiderio. Ma cos'è la molla della nostra vita e anche della letteratura? Desiderare. Virginia desidera sposarsi, una cosa banale che aveva, come dire, concepito nella sua casetta, nella sua Lecco, però attraversa di tutto, ma ci riesce, anche se cambia luogo, perché il desiderio ti fa cambiare il luogo. Per esempio, loro lasciano Lecco, la devono lasciare perché è luogo di tante persecuzioni, e vanno nella Bergamasca. Ed è meraviglioso il fatto che anche abbiano dovuto attraversare un confine. La mamma, la grande Giulia Beccaria, diceva in una lettera ad un'amica: il mio Alessandro ha un'anima femminile. Beh, sappiamo dell'anima femminile del Manzoni nell'avere costruito queste figure, che sono figure di carta, ma non è vero. Se noi chiudiamo gli occhi, nella nostra mente, come ha detto la senatrice, torno a dire mirabile, perché mirabile nel senso che fa apparire le cose. Lei ha fatto apparire personaggi non solo del Manzoni e anche del mio Mutatis Mutandis modestamente libro, che non a caso è molto esiguo, perché le mirabilia o hanno bisogno di 1000 pagine, come Tolstoi per esempio, oppure no? Per esempio, un altro grande anima femminile è la Tolstoi, cioè riesce a creare delle donne. Anna Karenina. Si accorge di non amare più il marito perché per la prima volta si rende conto che ha le orecchie a cuore. Addirittura. Meraviglioso. E questo è proprio animo femminile, no? Perché solo una donna riesce a vedere. Meraviglioso. Parlavo del desiderio. In realtà Kafka dice che l'intervento della Divina Provvidenza non è altro che la spinta, chiaramente Kafka lo dice da ateo, la spinta che ciascuno di noi si dà per superare, cioè invocare, non sentirsi solo e far scendere anche dal cielo la Divina Provvidenza. Vabbè, era Kafka, un suo giudizio molto bello. Io per fare questo libro, non so quante volte ho riletto I Promessi Sposi. Ah, nella mia casa io ho un libro, ho un Promessi Sposi pubblicato, era dei miei, e quando era ancora in vita il Manzoni. Veramente? Sì, lo tengo bene. Ogni tanto me lo vado a vedere se qualcuno me l'ha preso, perché non lo sa nessuno. Adesso lo sapete soltanto voi. È molto bello. Mezzo mondo, perché siamo in diretta streaming. Ah, non lo sapevo, e va bene.
sta comunque in una bella cosa di sicurezza. E poi io ho diverse sedi dove abito. Per esempio, io sono migrante culturale, io vivo a Monaco di Baviera, e certamente non è a Monaco, e sono volata per incontrarmi con voi. Ma queste donne, cioè mi sento meno sola, e anche nei libri che adesso sto scrivendo ancora, sarà, come dire, il vostro essere state. Lucia, quando finalmente riesce a parlare, ad alzare la testa e a incontrare lo sguardo dell'innominato, quando Lucia capisce che l'innominato qualcosa si è sbriciolato, dice una cosa meravigliosa. Dice, sentite, mia madre non deve essere lontano. Io dalla finestra ho potuto vedere i monti che vedevo da casa mia. Cioè, ma la matria insieme alla patria, perché il grande Manzoni, non a caso era il grande Manzoni, lui parla sia di matria che di patria. E oggi mi sento proprio in questo luogo, poi deputato, di essere in ambedue. Grazie. E grazie onorevole, veramente grazie. Se le interessa la inviterò alle mie prossime performance teatrali, perché ho fatto assolvere con tutti i miei sentimenti Lucrezia Borgia, che è una delle donne più diffamate dalla storia, e poi vabbè, ci vorrebbe un secolo per spiegarle perché, ma lei lo saprà senz'altro, anche lei costretta, obbligata e quant'altro, e accusata di cose ignominiose non vere. Quindi con molto piacere la inviterò. Ci sono già col pensiero e verrò. Grazie mille. Beh, Lucrezia Borgia, io sono per metà spoletina. Io dai 10 ai 18 anni ho vissuto a Spoleto. Certe volte i critici dicono la scrittrice spoletina Matilde Torta. Bello, perché dovunque noi abbiamo abitato, noi siamo anche quel luogo, oltre che madre e patria. Io ho abitato in diversi luoghi, sia per... diciamo per la mia professione, non a caso storia e critica del cinema, io ho insegnato storia e critica del cinema, una cosa bellissima. Manzoni, come grandi scrittori, ha anticipato il cinema. Manzoni è uno scrittore terribilmente visuale. Pensate che lui e la seconda moglie, Teresa, anche un personaggio che ho amato tantissimo, e erano i più grandi collezionisti di lanterne magiche a Milano. Cioè si facevano i teatrini. Questo libro è anche molto pieno, sebbene esiguo, ma lo deve essere, perché di fronte a Manzoni non potevo scrivere che esiguamente, ma con molta passione, per averlo frequentato tantissimo. In questo libro ci sono anche molti oggetti. C'è per esempio i deschi da parto, cioè come dire, quelli che ci portano quando siamo poco bene, con il piatto, no? A letto. E anticamente il disco da parto, che poi sono le grandi raffigurazioni che vediamo nei musei, riportavano le illustrazioni di queste grandi opere, perché dovevano confortare la donna che aveva partorito da poco. Non è meraviglioso, non è matria questa, dottoressa? Perché? E, come dire, Manzoni era veramente attento alla fatica anche dello generare, perché dalla donna che avviene ogni generazione, oltre che dai grandi scrittori. Non so se ho risposto alle sue sollecitazioni, degli input molto belli che mi portano nel cuore. E ci sono molti oggetti, ci sono per esempio anche lo zucchero, non lo consideriamo fondamentale. Una sola donna non è né, come dire, l'ho inventata, io ho inventato una sola donna, perché le altre sono figure di carta, sì, ma tutte vere. Lucia è vera altrettanto della figlia Matilde, che da lontano diceva, papà, ma perché non mi scrivi? Io voglio rivederti, perché lei sapeva che sarebbe morta a 26 anni, e diceva, papà, vienimi a trovare, perché fu mandata per l'area salubre dalla sorella Vittoria, e poi una scoperta di questo libro, aver rilanciato questo commento al Pater Noster, sì. E che la figlia, una delle figlie, la più longeva delle figlie, però abitava lontano e fece dopo anni, e che fu in un numero limitato di copie distribuito soltanto ai familiari. Lei non volle che fosse editato, perché ci sono delle donne che non vogliono pubblicare, sì.
però fanno tantissimo. Come dire, come se avessero pubblicato. Ce ne sono di donne così, di donne che hanno fatto dei grandi cenacoli letterari, per esempio Goethe, la sua amica Bettina Brentano, oppure l'altra sua amica era, io abito, ma non lo diciamo in streaming, e comunque la sua amica a Monaco è piena di, ed era Rachel Varnhagen, non ha scritto un rigo, però noi oggi stamattina ancora lo ricordiamo. Perché? Perché riusciva a costruire quello che noi stamattina, grazie in questo luogo deputato, grazie a voi, si è fatto. Cioè un riflettere assieme, perché se noi non riflettiamo assieme non lo si fa, non lo si fa. E quindi... Lei cosa pensa dei libri online? Io li detesto, cioè io non riesco a leggere un libro online, io devo toccare la carta, è più forte di me. Non, il rapporto con la lettura deve passare attraverso il cartaceo. Mi danno tutti della passatista, dell'antiquata, però non lo so, a me l'idea di leggere appunto I Promessi Sposi online mi rabbrividisce, ecco. È anche molto stancante la lettura online, non so se avete, io ho provato a leggere online, ma l'ho trovato stancante, proprio non solo per la vista, normalmente, insomma, per la luce del computer, ma proprio dopo un po', ecco, l'attenzione scema. E quindi io non riesco ad andare oltre le due pagine online. Invece con un libro riesco a finirlo anche in una giornata, in un pomeriggio. Prego Simone, se vuoi intervenire. Ecco, da lì, ecco. Perfetto. Dicevo, anche, per esempio, invece l'audiolibro può essere una via di... L'audiolibro può essere un po' una via di mezzo per chi magari si stanca facilmente anche alla lettura cartacea. L'audiolibro già è leggermente meglio rispetto alla lettura, i libri, mi pare si chiamano Kindle, si chiamano così i libri che si comprano. Sì. L'audiolibro però necessita anche di tanta attenzione. Io per esempio, a me è capitato di ascoltarli guidando, facendo dei lunghi viaggi, ed erano però delle pagine che io già conoscevo, ecco. Allora può essere anche piacevole risentirle. Però ecco, il rapporto con la carta, il rapporto con magari passi che ti piacciono da morire. A me per esempio è capitato qualche giorno fa di cercare affannosamente un passo di Proust, che è il mio autore preferito, e l'ho cercato, ricercato, non mi ricordavo se era in All'ombra delle fanciulle in fiore o Du côté de chez soi, e poi l'ho trovato nel secondo. Ma come l'ho trovato? Perché tantissimi anni fa ci avevo messo la foto di un mio gatto adorato nella pagina e con la matita avevo segnato il pezzo che dopo 30-40 anni andavo a cercare e non riuscivo a ritrovare, ed era la descrizione, lui lo chiama il quadrante ideale tra mezzogiorno e un quarto e luna nel mese di maggio, mentre passeggiava con Odette agli Champs-Élysées. E lui dice: io mi rivedo così in un quadrante ideale tra mezzogiorno, un quarto e luna. E questa cosa mi è ritornata dopo 30-40 anni. E ho fatto così e ho trovato la foto del gatto e la pagina, che non sarei mai se non rileggendo tutto. Ecco cosa vuol dire avere delle folgorazioni quando leggi. Perché secondo me, e questa folgorazione ce la puoi avere con la carta, non col libro, non è che ce la puoi avere con il libro, diciamo, online. Lo puoi leggere un saggio politico, ma quello che la letteratura ti deve dare, questo viaggio nell'anima, tu lo devi fare, secondo me, in maniera completamente diversa. Come voi avete capito, per me la politica è un modo per vivere, poi la mia vita è altrove. Comunque è molto cristiana come immagine questa del ritrovamento dell'immagine, perché se pensi alle Madeleine, no, per il sapore, il gusto, l'odore di Proust, invece per te è stata l'immagine del gatto che ti ha riportato indietro.
Cioè, lo trovo proprio un sottilissimo e raffinato umorismo, perché lui si mette contro tutta la società, fa un vascello, sposa la donna che nessuna madre o sorella consiglierebbe. Incontrare, salutare e dice però non era nemmeno il mio tipo, è meraviglioso, cioè queste cose, Manzoni, tantissimi altri, sono dei doni che noi abbiamo ricevuto perché ci accompagnano, come dire, per tutta la vita, ecco. Ecco, io un brano che non riesco a rileggere invece è la parte di Cecilia, la bambina sul carro morta di peste, cioè quella è una cosa terribile. Forse penso che sia la cosa più dura che abbia mai letto nella mia vita. Lei è d'accordo? Manzoni l'ha sperimentato in prima persona molte volte, perché dei 9 figli che ebbe dalla prima moglie, molti dovette accompagnarli, ma in giovane età. Quindi l'ha proprio sperimentata. E alcuni, addirittura dopo la prima figlia, Giulia per esempio, dopo 9 mesi, 8-9 mesi, li conosco come se fosse stato in questa, grazie a lui, nella sua casa. Io ho visitato le case di Maggiore. Sì, anch'io. Tutte e due. Trovo mirabile, lo torno a dire, cioè lei fa apparire cose che abbiamo nella mente. Anche io, che cos'è la parola scritta? Pensiamo, prima immaginiamo, pensiamo e diamo al pensiero, guardate, la grandezza degli esseri umani, se soltanto ce ne ricordassimo, e al nostro pensiero gli diamo un corpo, che innanzitutto è un corpo, come dire, tipografico, oppure grafico, perché prima ancora di diventare tipografico ce ne vuole, grafico. Quindi io sono perfettamente d'accordo con quello che lei, che è di una grandissima, come dire, profondità, no? Perché il nostro pensiero prima diventa dall'immagine, poi si fa pensiero, poi scende e lo trasponiamo con le mani. Infatti è meraviglioso scrivere a mano. Ah, io sì. È meraviglioso. Io anche i discorsi in Parlamento li scrivo a mano, sì, e con la penna stilografica. Ma cioè, la cosa che mi guardano tutti come se fossi una squilibrata. Ma io, perché solo con quel tipo di scrittura il pensiero, cioè quel concetto ti si fissa nella mente. Se tu lo fai al computer, questo non accade. No, perché tu devi avere il tempo di scrivere con la penna stilografica. Perché il computer è già tutti i tempi. Infatti, chi lo sa, me ne regala di magnifiche come Simone. Stilografica. Con l'inchiostro. C'era una impronta. Io sono il marito di Matilde. Sì. Io vorrei spendere qualche parola in favore. Quando non si ha la possibilità di leggere il cartaceo, per esempio, noi ci siamo spostati e dovevamo decidere dove vivere ogni volta. Noi abbiamo preso la biblioteca letteraria, l'abbiamo donata ad una nazionale. Quella scientifica, io ho fatto il fisico e adesso sono un professore emerito, al Dipartimento di Fisica della mia università. A questo punto, girando, come si fa a scrivere? Sì, allora, cioè, non solo a scrivere e a leggere, adesso però ci sono delle opportunità. Per esempio, quando lei sottolinea su un libro, deve ricordarsi dove sta il libro, la sua notazione. Ecco, adesso lei può farlo su alcuni di questi tablet. E li può anche spedire. Cioè, lei legge un libro con tutte le sottolineature, le sue notazioni, e può prendere questo estratto e averlo dappertutto. Noi che leggiamo siamo talmente tanto pochi ed isolati che a chi lo mando? Cioè, secondo lei, io posso prendere il brano di Proust e lo mando alla Camera? A qualche parlamentare? Cioè, spero di non provocare un casino con questa frase, ma cioè, io mi vergogno anche di dirlo. Cioè, sai, mi sono esaltata leggendo Il quadrante ideale tra mezzogiorno e un quarto alle 1 agli Champs-Élysées, non gliene frega niente a nessuno, anzi mi guardano, dice, vedi, è una donna anziana, perché No, ma scusi, quello che quando io dico li spedisco significa che li posso portare con me appresso.
No, ma la capisco. Ci sono voluti anni e guardi che ancora io, quando devo incominciare qualche libro, scrivo ancora, ma con queste penne che poi diventa carta. Quando non si hanno le opportunità, bisogna... Ho impiegato anni per imparare questo tipo di cose. Ovviamente quando vedo un libro è tutta un'altra cosa, rimane, ma se non si può, uno si deve adeguare a quello che accade. Grazie. Molto interessante. Sì, voglio fare solo una domanda a Matilde, perché c'è uno scritto inedito di una figlia del Manzoni all'interno del tuo libro. Vuoi parlarcene? Quando lei perde la madre, Enrichetta, è un vulnus per le figlie che sopravvivono, e tra esse c'è una figlia in particolar modo che vuole rendere a distanza di anni, perché lei lo scrive dopo moltissimi anni, a distanza di anni vuole rendere omaggio alla memoria della madre, e si ricorda che ad averle insegnato la preghiera del Pater Noster è stata la madre. Ma vedete, nel Manzoni, nei grandi scrittori, ci sono questi salti mortali, capovolgimenti, riflessioni, c'è la madre, c'è il padre, non sono mai disgiunti nei grandi autori. E allora non lo fa commentando l'Ave Maria, sarebbe stato, come dire, imprevedibile, banale. Lo fa anche in omaggio, ma senza volerlo intenzionalmente, a questa imago paterna che, come dire, veramente ha sovrainteso tutta la loro vita. E allora sceglie il Pater Noster e lei commenta ogni rigo del Pater Noster, ma con una profondità e con un'arguzia, invitando chi legge veramente a riflettere sul fatto che il Pater Noster è una preghiera di solidarietà e di stare assieme agli altri. E questo è il Pater Noster. È una solidarietà, e si sta assieme agli altri e si sta soprattutto assieme a se stessi, cioè rimette a noi i nostri debiti, cioè, e prendere consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo fare per gli altri. E chiamando, come dire, poi questa grande figura del padre celeste. Il colore celeste in Manzoni è importante. È importante perché lui è vissuto e nato in una terra di acque, c'è molta acqua. L'acqua è un'altra delle... Pensi che il primo tribunale dove sono andata a lavorare è stato il tribunale di Lecco. E dove ho avuto uno shock terribile, perché in realtà le cause civili lì erano molto brutali. Erano persone all'epoca molto, molto... Non c'era una libreria e non c'era un cinema. E quindi io, andata lì piena di echi manzoniani, sono rimasta, come dire, quasi traumatizzata. Però, ecco, avevo il lago davanti. Ecco. Bene, allora io direi di chiudere, però, dedicando a tutti i presenti proprio l'immagine di Virginia, che è quella che gradiva sia Matilde come autrice e di cui ha parlato l'onorevole. No, non sono per niente d'accordo con lei, Emilia. Perché demonizzare sempre lo zucchero? Che cosa hanno mai a che fare col diavolo torte, confetture, caramelle? Ma scherziamo, vero? Non è affatto vero che i dolci siano dannosi, sono solo baggianate. Così come non è affatto vero che tutte le suore portano in capo veli bianchi e neri e che tutte a guardarle fanno pensare a delle capinere. Allo stesso modo non tutte esse sentono in testa risuonare le stesse parole. Io, quando mi sono monacata, ho sentito in testa risuonarmi un modo di dire napoletano pezzangab o cape pezz. O pezzo in capo o cape pezzo. Io a Napoli non ci sono mai stata. Non so nemmeno come queste parole siano arrivate a me. Io non sono mai stata in tanti luoghi. Io sono stata solo in due luoghi. Soli, perché furono solo due,
Milano e Monza. In entrambi quei luoghi c'era un sole che pareva fosse destinato anche a me. Per quanto mi lambisse, mi lusingasse filtrando dai balconi, dalle inferriate, nel cortile, durante il passeggio, nelle stanze. Perfino di notte il sole sembrava entrare nella mia stanza, nel mio appartamento. La parola suora a volte mi sembrava anch'essa potesse diventare parente del sole a sentirla pronunciare. Fateci caso però alla S della parola suora e fate caso pure alla S di quest'altra parola, la parola sì. Mi è stata per anni inoculata goccia a goccia, come un'indotta, protratta abbronzatura. Di quelle intendo dire che procurano, anziché beneficio, a lungo andare un danno. Fateci caso, care signore, alla S della parola sì. Quella S non è nemmeno lontanamente la stessa di sole, è piuttosto quella di un serpente. Agli inizi del secolo scorso, Loi Fouillet, una donna avvolta di veli tutti bianchi, volteggiava, facendo roteare quei veli infinite volte in un vortice parossistico. Il neonato cinematografo diede a mezzo mondo la possibilità di guardarla. Divenne famosa con la sua danza serpentina. La poterono vedere in molti paesi serpeggiare. Ebbe pure delle imitatrici, ma nessuna fu mai brava a serpeggiare come lei. Comunque le donne, pare, siano tutte capaci, chi più chi meno, a serpeggiare. Oltre che ben inteso a farsi circuire da un serpente, le donne. Tranne che nel dipinto di Christian Zartmann, Adam in Paradise, in cui il serpente circuisce invece Adamo, dipinto in posa languida, a gambe divaricate, col membro coperto solo da uno stelo filiforme. Almeno il mondo di fuori è sempre interessato. Ero colma di ogni desiderare. Ho desiderato fin da subito, e si sa, il desiderio è la freccia di cui bisognerebbe tenere in gran conto le traiettorie che ci indica. E quali dovrebbero essere le strade da intraprendere? Ad esempio, fin da bambina avrei voluto che le caramelle mi durassero in bocca un'eternità. A volte cadevo in trance al solo pensiero di desiderare qualcosa, fosse pure solo di poter uscire, potermene starmene al sole. Celebri medici, psicoterapeuti avrebbero potuto interessarsi a me se solo mi avessero conosciuta a Parigi, a Monaco di Baviera, a Vienna. Se come Loi Fouillet io avessi potuto dire solo uscire ma poter viaggiare. Ma lo ridico, io solo in due città sono stata a far la spola in tutta la mia vita. E fare la spola non è viaggiare, è avviticchiarsi come un serpente. Spola, serpente, io. Milano, Monza, avanti e indietro, Monza, Milano e così via. Bye bye Parigi, Monaco, Vienna. Eppure lo è come se fosse stata mia sorella. Credo pure che in una delle sue danze ipnotiche ella mi abbia persino incontrata. Avrei voluto fare la critica d'arte o la danzatrice sotto ipnosi. Niente di tutto questo ho potuto fare. Mi sono limitata a spulciare cataloghi su cataloghi nella mia stanza, in quell'appartamento a me dato in convento a Monza. Nemmeno troppo lontano dal centro, dove acconsentì a stare l'intera mia vita. E lì, confesso, ho fatto entrare, strappando la pagina da un catalogo, il bel dipinto di Christian, che però tenevo ben nascosto, come una reliquia da cui sprigionava calore. Poi, man mano, nella mia stanza entrò anche il serpente. Insomma, una specie di paradiso artefatto. Solo che io non ero una donna ritratta su un catalogo, ero in carne e ossa. D'altronde, a chi dare la colpa? Nessuno mi aveva costretta. Fui io a dire sì. Sì, dissi. Sì, lo voglio. Una specie di audiolibro. Posso dire a conclusione di questa nostra riunione, pochi ma buoni, ok? Sì, ogni tanto si fanno anche delle cose per pochi ma d'elite. Ma Alessandro Manzoni scriveva per 25 lettori. E quindi Alessandro Manzoni. Anche in teatro, no? Se a volte si recita per pochi, e mi piacerebbe portare in scena questo,
questo cenacolo delle donne. Matilde. Grazie, sì. Mi piacerebbe. E poi invitiamo l'onorevole Simonetta Matone perché... Che... Grazie, grazie, buona giornata a tutti. Grazie, la copertina. Grazie, grazie a voi.